Ciao ragazzi, benvenuti in questa super sfida Zio Franco contro Danjik. Una super sfida con due GOT. Io non ci sarò, guarderò, perché purtroppo io a livello di Zio Franco ancora non sono arrivato. E quindi facciamo entrare prima la presentatore e telecronista che ormai conoscete tutti, Pierino! Sempre presente, ragazzi. Sei Ronaldo. Ormai questo è il mio canale, comando io qua. Allora, mettete like, iscrivetevi, fate tutto. Perché se Sergio arriva a 1 milione di iscritti, io mi raso a zero, ragazzi. L'ho detto, lo faccio, iscrivetevi a questo canale. Mezzo milione mi faccio biondo, però. Manca poco. Oh. Mi faccio biondo, alla gotta. Però io intravedo un avversario di livello assoluto lì davanti. E facciamolo entrare allora. Possiamo farlo entrare. Direttamente da Old Trafford. Ciao, eccomi qua, un saluto ragazzi. Come la vedi questa partita? Sicuramente sarà una partita tosta perché avversario di livello, però noi ci diamo dentro, vediamo di dare il meglio. L'avversario sta arrivando adesso. No! L'avversario è arrivato, ce l'hai davanti. Vai in campo. No, ma zio Franco arriva tra un pochino, perché secondo me è da qualche ragazza, quindi. No, io non ti sfido oggi, sfido non sei zio tu. Franco. Zio Franco! Eccolo là che sta arrivando. Zio Franco! Oh. Quindi lascio a te, arriva zio Franco, presenta, fai come io. Casa tua, in bocca al lupo, perché lui è molto forte, stai attento, mi raccomando. Ci penso io, tranquillo. Sarà un grande onore presentarvi questa sfida. Ciao ragazzoni, scusate il ritardo come sempre. È in ritardo di 20 minuti. Oh, ti sto aspettando da un sacco di tempo. Allora, purtroppo l'elicottero ci ha messo un po'. Vabbè. Allora, l'ultimo tuo avversario è stato Samuela. Sì. Adesso abbiamo alzato un pochino il livello. Ok. Te la senti? Dicono che lui è molto forte in Champions League, ma qua non siamo in Champions League, quindi vediamo cosa dobbiamo fare. Non siamo neanche in Saudi League, quindi tranquillo. Qui siamo in un campo neutro. È casa mia però, casa mia. E allora vediamo, in bocca al lupo e... Ragazzi. Signori, una stretta di mano, poi vi mando a riscaldarvi e cominciamo con la sfida. Signori, l'atmosfera è bollente, i due giocatori sono pronti. Come potete vedere abbiamo zio Franco che si sta riscaldando e dall'altra parte Danjik che sta provando a riscaldarsi. Comunque ragazzi, è il momento di venire dentro. Il primo che arriva a 5 gol si porta a casa questo 1 contro 1. E ricordiamo che appena uno dei due giocatori arriverà a 3 gol ci fermeremo per la pausa primo tempo. 3, 2, 1, via! Si comincia! Comincia questo scontro con Danjik che parte subito fortissimo. Ma zio Franco prende il pallone con delle movenze veramente incredibili. Ricordiamo, zio Franco è reduce da un allenamento fatto nella stanza dello spirito del tempo con Sergio Cruz. E arriva subito il gol dell'1-0. E non so se è stato più bello il gol o la capriola. Ci siamo, calma. No. Invoca la calma, ma mi sembra poco calmo. Questa è la sua mossa da Befana, entriamo mentalmente qua. Ok. In campo. Configgi il fuoco con il fuoco. Zio Franco sta cercando di sconfiggere il suo avversario usando le sue stesse armi. Attenzione, doppio passo. Mura tutto zio Franco che difende benissimo la sua porta. Attenzione Danjik con la maglia numero 69. Qualcuno ci spieghi il motivo. Calcio d'angolo. Capitelo voi, ecco. Prova una giocata ma la porta è sempre più piccola e zio Franco è bravissimo a coprire lo spazio. Un professionista del mestiere. Elegantissimo colpo di tacco e la palla va fuori. Può ripartire Danjik alla caccia, alla ricerca del primo gol. Non si sa bene che cosa stia facendo ragazzi. È tutta una tattica. E arriva il gol dell'1-1. Mamma mia. Ha ipnotizzato l'avversario con le sue movenze. Calma. Calma e sangue freddo. Perché zio Franco adesso vuole ripartire. È stato danneggiato. E mamma mia, umilia l'avversario con un gol veramente incredibile. Non sono passati neanche 3 secondi e zio Franco è tornato in vantaggio. Danjik allora, finta un tiro e mo lo prova sul serio, ma zio Franco prende il pallone. Attenzione, può concludere, dribbling ancora, sta ubriacando l'avversario. Zio Franco, che golazzo, 3-1. Calma che non è finita, concentrazione ragazzi, concentrazione perché lui è forte. Fermi tutti perché è fine primo tempo. Signori, passiamo subito a colui che sta perdendo 3-1, cosa sta succedendo? Ho interpretato male la partita, zio Franco è un personaggio davvero, davvero tosto da giocare uno contro uno. Ha molte skill, davvero, l'evoluzione di Sergio Cruz. Ce la puoi fare? Ce la posso fare sicuramente, questo è il riscaldamento, devo un attimo tornare in carreggiata. Sicuramente tutte le carte in tavola per farlo. Va bene, ti faccio rifiatare che ti vedo molto stanco. Sì. Nel frattempo andiamo a trovare anche zio Franco.
Zio Fra, mi hai ricordato Sergio Cruz Prime. Che cosa sta succedendo? Perché il tuo avversario non ci sta capendo nulla? Allora, io sapevo che lui è molto forte, quindi ho dato tutto subito, pronti via. Ho fatto vedere un po' le mie qualità, sono più forte di Sergio, questo non c'è dubbio. Devo stare attento con lui perché vedo sempre nei suoi video che lui comunque al 90° segna sempre, quindi non posso abbassare un attimo la testa e l'attenzione, quindi cercherò di stare così fino alla fine. Bravo, vedi di rimanere concentrato, eh? E allora, il riscaldamento finito, le chiacchiere sono finite perché si torna in campo. La palla va a colui che sta perdendo, la palla per Dancic. Basta. E vediamo se Dancic tirerà fuori una reazione, riuscirà a recuperare questa partita. Attenzione, parte, si incarta un po' da solo. Silenzio Franco, si vede che è concentrato, vuole chiudere subito la partita. Fa un elastico, fa un tunnel, gli sta riuscendo qualsiasi cosa. Ma è qui Dancic che deve ripartire a fare la presa. Può ripartire. Finta una rabona, finta qualcos'altro che non ho capito. Prova il tacco. Poco così, ragazzi, non so se stava indicando la grandezza del suo coso o la vicinanza del con suo cui coso? No, mi dissocio quello di però... zio Franco o la distanza dal gol. Sta di fatto che si riparte. Orgogliosissima maglia dello United. Calma, e fa un grandissimo gol, 3-2, tutto riaperto. E qui zio Franco ha avuto un calo di concentrazione, ma adesso deve tornare in sé. Attenzione, tocca per terra Dancic, non si capisce perché. Attenzione, ancora zio Franco, non deve permettere al suo avversario di ripartire, stava per fare l'Eurogol. Ma riparti Dancic con questa capriola incredibile, che non serve letteralmente a niente. Riprende il possesso della palla, zio Franco. Attenzione. E zio Franco! Siamo Dancic che provoca. Doppio passo, triplo doppio passo, attenzione, si incarta da solo. Posta la palla sul destro, la carezza, la tratta bene, come se fosse un figlio. Attenzione, ancora zio Franco. Vediamo, riuscirà a superare l'avversario, che però sta imparando pian piano a difendere. Come non detto, però la palla finisce fuori. Palla non è gol! Palla non è gol, come direbbe qualcuno, che non è qui presente. E allora ancora Dancic, torna indietro. Attenzione, torna forse troppo indietro. Viene stanato dal suo avversario e la palla esce. E allora, zio Franco, che prova a fare come Sergio gli ha insegnato. Sì, Sergio impara come si gioca, non come te. Va, non come te, Sergio. Via. Se solo Sergio avesse la completezza di zio Franco, sarebbe arrivato non solo in Serie A, ma addirittura in Champions League. Attenzione, Dancic, dove sta andando? Sta tornando in panchina? Si vuole arrendere? Che cos'è? Oh mio Dio! Signori, la Befana! Quante volte ho detto non giocare col fuoco che sennò ti bruci? Il fuoco è arrivato, signori. Attenzione, ti è scherzato fin qui. E come Goku che si trasforma in Super Saiyan, Dancic ha ottenuto la sua metamorfosi, la sua trasformazione. Vediamo se servirà a qualcosa, se riuscirà a fargli ribaltare la partita. Dio Dio, colpo di tacco veramente rivedibile, come questa rabona di zio Franco. E allora di nuovo lui, Dancic, che si accarezza le orecchie. La tecnica, vuole palesemente distrarre l'avversario, ma zio Franco sta dimostrando una concentrazione degna di un karateka. Attenzione ancora Dancic col colpo di tacco. Zio Franco, ricordiamo, un gol e la chiude. Se segna vince. Attenzione, zio Franco temporeggia. Zio Franco, zio Franco è malo! Non entra di un soffio. Dancic è ancora vivo, non si sa come. E questo è il destino che vuole dargli una seconda opportunità. Vediamo se saprà coglierla. Attenzione Dancic, palla fuori. Attenzione zio Franco, allora vuole chiuderla. Vediamo se proverà il tiro dalla distanza, proverà a dribblare l'avversario. Attenzione, tunnel, ma riprende la palla Dancic, allora, che riparte con la sua trasformazione. Cosa sta succedendo, ragazzi? Attenzione, perde un po' la testa zio Franco e gol! Si è creduto fino alla fine ed è arrivato 4-3. 4-3, qui zio Franco rischia di farsi rimontare. Oh, entriamo in zona Dancic. E questa è la famosissima zona Dancic. Calma e concentrazione, parla da solo. Attenzione zio Franco con uno sguardo felino e chiude il match. Impara Sergio come si gioca. Zio Franco non ha mai perso una sfida con nessuno. Ragazzi, fatemi sapere sotto chi devo sfidare, ragazzuoli. Fatemi sapere perché io vi sfiderò tutti, anche voi. 5-3. E allora complimenti zio Franco, Sergio sarebbe orgoglioso di te. Ma facciamo i complimenti anche a Dancic che è venuto grande qua. Grande giocatore, complimenti. Troppo... La prima volta non è facile fare uno contro uno. Le giornate storte capitano. Capitano, siamo capitato. Consapevoli il club.
Okay. Non mi porta più i vantaggi di una volta, quindi... Non paga abbastanza. Non paga abbastanza, no. Comunque, complimenti al mio fratello zio Franco. Potreste pensare di acquistarlo all'Al Franco? Non è male. Che ruolo vuoi giocare? Io gioco... Io vedo che fai tanti gol. Prima punta. Appunto, va bene. Prima allora punta. Spostiamo Sergio a sinistra, sì. Magari lo prendiamo lui. Prima punta, sì. Va bene. Allora... Niente ragazzi. Un piacere signori. Microfono. Grazie del microfono intanto. Fateci sapere se vi è piaciuto il ritorno degli uno contro uno e se volete vederne altri sul canale di Sergio, che oggi è stato preso da zio Franco in affitto. E nulla ragazzi, commentate qui sotto perché Sergio e zio Franco vi leggono sempre. Ragazzi un bacione, mi raccomando 500.000, faccio passaggio biondo. Ciao. Ciao ragazzi.